Super. Eccola. Ok. Brava. Bravissimo. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Beatrice, una modella, e ci presenterà un attimino il caso che ha un mal di schiena da tempo e cercheremo di farglielo andare via. Dici tutto? Esatto, io ho sempre male alla lumbare, a tutta la fascia. Mi basta fare qualche esercizio in palestra che mi si blocca sempre, questo comunque è un problema perché vado spesso in palestra. Ok, quali esercizi? Quando faccio squat con i pesi, stacchi sempre con i pesi, il giorno dopo mi alzo e sono bloccatissima. Ok, prova a girarti un attimo, indicaci il dolore. Tutta la fascia qui. Ok, mettiti per così. In palpazione hai dolore? No. Niente? No. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Giù giù giù, tocca la punta dei piedi, vai vai, scendi 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 scendi. Torna su. Hai dolore a fare questo movimento? Sì, sì. Ok, e risponde sempre a fascia. Esatto. Quanti anni hai? 27. Mettiti seduta al centro. Allora, metti le mani dietro la testa. Brava. E piegati in avanti. Ok, scendi giù, 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 giù. Torna su. Ok, da quanto è questo problema? Da sempre. Io ho giocato per 20 anni a pallavolo e anche lì dopo le partite ero sempre bloccata, ho sempre avuto problemi. Ok. Sì, ci sono un po' di cose da correggere. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. A livello cervicale hai dolore? No. Non ti senti neanche un po' bloccata? No. Ok. Linea pancia in su, con la testa di qua. Male? No. Che ruolo giocavi? Opposto, perché sono medicina. Ok. Va bene, vieni a pancia in giù. Testa nel buco. Brava, braccia dietro. Perfetto. Adesso ti tolgo un po' di tensioni muscolari. Poi ti vado a manipolare la colonna per togliere i blocchi che io ho trovato. Ok. Fai conto che più tieni immobile la colonna, soprattutto la fascia lombare, meno ti bloccherai con quegli esercizi. Dovrai stare attenta però a farli in maniera impeccabile, perché se sbagli la tecnica ti fai male subito, perché la schiena è un po' che è sollecitata, quindi dobbiamo capire anche come fai gli esercizi. Sicuramente dopo lo sblocco andrà meglio. Pallavolo traumi non ne hai avuti? Sì, ho distorto 1000 volte caviglie, ginocchia. Ti sei fatta mancare niente? No, esatto. Ok. Va bene, senti, vieni sul fianco verso di me. Brava, più vicina. Vieni, vieni, ancora un po'. Stop. Un braccio qui, la testa è appoggiata. Piede con la gamba, questa dritta e un po' più in qua. Braccio a me, bravissimo. Gomito, gomito. Adesso lasciati morbido, ti sentirai cadere ma non cadi, eh? Se senti rumore, non ti preoccupare, non fa male. Inspira, fuori.
Perfetto. Pancia in su. Gira sul fianco di B. Vieni vicino a me, vieni ancora un po', stop. Due, morbidissima. Anche qua, come prima, lasciatelo morbido, inspira, fuori. Pancia su. Vieni proprio qua, fa strano, eh? Braccio, spalla a spalla, inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Perfetto. Mal di testa mai, nausea mai? Sì, mal di testa a volte sì. Da quanto anche questo? Da sempre. C'è un momento particolare in cui ti viene, una cosa che non... è... non puoi calcolare, diciamo. No, non c'è un momento particolare. Però a volte mi viene molto forte. Sì? Sì. In che fascia? Davanti, sopra? Sempre le tempie. Ok. Stiamo morbidissima. La prima volta, esatto. Spaventa un po'. Molle, molle. Bravissimo. Male qui? No. Male qui? Quale dolore? No. Quale dolore? No. Se schiaccio qua, viene verso l'alto il fastidio o non senti niente? No, non sento niente. Ok. Se schiaccio qui? Nemmeno. Come mai hai smesso pallavolo? Perché quando ho rotto il tendine, non... cioè dopo l'operazione non ho più avuto voglia di riprendere. No. Ok, mano sul pettorale, mano sul gomito. Stai morbidissima. Inspira, fuori l'aria. Perfetto, seduta. Gambe di alto. Dai, per essere la prima volta sei molto brava. Inizio già molto più morbido. Ma puoi stare attenta, ecco il personal, mi raccomando, di fare gli esercizi in maniera corretta. Sì. Tolto questo blocco avrai molto più... beneficio e soprattutto riuscire a rinforzare anche meglio la muscolatura. Sì. Più rinforzo fai in questa fascia, più proteggi la struttura profonda lombare, cioè, e la parte meccanica, e eviti di rimanere bloccato. Inspira, fuori. Inspira, fuori. Metti la mano sui fianchi, quando te lo dico io, mi dai una gomitata verso l'indietro, deve essere un colpo secco, eh? Ok. Pronta? Vai. Brava. Pronta? Vai. Super. Rimetti la pancia in su. Lascia morbida, morbida la gamba. Lasciamo il modo della gamba. Ok, un altro. Fuori con la F. Bravissimo. Inspira. Fuori. Inspira. Eccola. Oh, sei brava, eh? Seduta. Ok. Allora, vediamo un pochettino la forza. Braccia dritte. Spingi verso l'alto con tutte e due le braccia. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Ok. Mano sulle spalle.
Spingi verso l'alto la coscia. Spingi questa. Ora spingi verso il fuori la gamba. Bravo. Quindi. Perfetta. Vieni in piedi.
Oggi siamo in compagnia di Silvia. Ciao, piacere. Fa la parrucchiera, è venuta qua per un check-up generale. Ha qualche dolorino che adesso ci spiegherà e procederemo poi con il trattamento. Spiegami un pochettino che cos'hai. Allora, qualche volta mi parte un dolore che mi prende su tutto il braccio, mm-hmm. dato che lo uso frequentemente. Ok. E tendo a portare in avanti tutto il corpo, dato che lavoro in questa posizione. Quindi molte okay. volte sento proprio la schiena che ha l'esigenza di... essere portata indietro. Mal di testa, nausea, non ce l'hai mai? Sì, qualche volta mi viene. Ok, più mattina, più sera? Verso sera. Ok, quindi comunque c'è una componente di stress importante. Girati un attimino di qua. Hai anche formicoli o le mani? Sì, è vero, sì. Qualche sì? volta sì. Soprattutto la mattina quando ti svegli, la notte? Sì, ok. Sì, sì, la mattina. Se comprimo questi punti ti faccio male? No. No. Ok. Fai qualche sport? Sì, faccio palestra. Ok. Piega il collo in avanti e vai giù a toccarti la punta dei piedi. Ok, torna su. Mettiti seduta. Brava. Adesso ruota il collo a destra. Ruota il collo a sinistra. Ok. Vedi che quando giri a un certo punto non riesci a girare completamente, ma fai questo. Questo va corretto, eh? Evidentemente la tua posizione ti ha portato ad avere questa cattiva abitudine dove devi inclinare per poter continuare il movimento. Questo lo dobbiamo variare assolutamente. Allora, piega il collo in avanti, piegati in avanti, come prima, bravo. Torna su. Giù ancora. Torna su. Va bene, allora. Sdraiati a pancia in giù. Sei bella rilassata, se hai dolore me lo dici, eh? Cosa fai? Corpo libero, palestra con pesi? Con pesi. Con pesi. Quante volte vai a settimana? Tre. Sempre costante o? Mm. Ok. Invece al lavoro quante ore fai? 9 ore tutti i giorni. Urca. 6 giorni su 7, no? 5? Faccio male se schiaccio questo punto? No? Qui? Questa è bella morbida, morbida, morbida. Molle, molle, molle la gamba. Brava. Lasciati abbandonata, eh? Muovo tutto io. Allora, vieni a pancia in su, cara. Sentiamo questo collo, perché mi sa che è la parte che ti dà un po' più fastidio, eh? E infatti sei bella contratta. Questo punto ti fa male, eh? No. Questo punto? Ok. Se porto in giù le spalle, senti un sollievo al collo? Ok, perfetto. Allora, cominciamo a liberare questi punti qua. Sentirai rumore, non spaventarti, eh? Non fa assolutamente male. Questa è bella morbida. Lascia molle tutto, brava. Lascia morbida. Vieni un pochettino più verso di me, sempre sdraiata, eh? Bravo, giù, braccia a me, prenditi le spalle, anche qua sentirai un rumore, non spaventarti, eh? Inspira, giù la testa, fuori l'aria, bravissima, girati sul fianco destro, di qua, piega le gambe, vieni vicina col sedere, vieni, 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 stop. Adesso ti sentirai cadere, ma non cadi. Lasciati completamente abbandonata. Brava.
Prenditi i gomiti. Ok, lascia tutto molle, eh? Bravissima. Inspira. Fuori. Brava. Gira sul fianco sinistro che facciamo la stessa cosa. Vieni più vicina. Così. Piega la gamba. Questa stavolta la mettiamo fuori. Braccio a me. Gomito, gomito. Lascia cadere. Bravissimo. Inspira. Molle, molle, fuori. Ok. Prima volta questo tipo di adattamento? Sì, eh? Mettiti seduta. Gambe di là. Dimmi se ti gira un po' la testa. No. Perfetto. Vedi come sei più aperta adesso. Dobbiamo riuscire a mantenere questa posizione, eh? Fai stretching prima di allenarti o non fai niente? Sì, riscaldo il muscolo. Ok. Metti la mano sul fianco. Così, guarda. Un po' più in alto. Quando te lo dico io, mi tiri una gomitata indietro. Forte e veloce, eh? Pronta? Vai. Brava. Anche di qui. Uguale, vai. Molla, più veloce. Perfetto, questa è vera libera. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Ottimo. Sdraiati ancora, pancia in su. Mano sul pettorale. Mano sul gomito. Stai morbidissima. Inspira. Fuori. Brava. Giù le braccia. Fa un po' impressione, eh? Un bel respirone. Fuori. Mangi bene, mangi male? No, mangio bene. Mangi bene? Stessi orari o col lavoro devi fare, mangi in orari diversi? No, più o meno tengo quelli. Ok.